Amici, amici di Televomero, da pochissimi secondi si è chiusa una partita davvero incredibile tra Napoli e Real Madrid. Napoli ha perso 3-2 con l'autorete sfortunatissima di Meret nel finale di partita sul tiro di Valverde. Noi ne parliamo tra pochissimo qui a Televomero con l'infedele edizione speciale Champions League, collegamento in diretta dallo stadio Maradona, dal ventre del Maradona con le conferenze stampa di Ancelotti, di Garcia, dei giocatori. Andiamo subito a provare i collegamenti, vado da Gianluca Iavarone, fischio finale fuori alla curva dal Maradona. Ciao Gianluca, ci senti? Ciao Gianluca, sì, vi sento, eccomi qui fuori al Maradona. Io vi dico che il clima si sente, la sconfitta, nonostante posso dirvi alle mie spalle, si sente il Maradona applaudire i giocatori, però i tifosi che sono usciti e sono iniziati a uscire subito, appena è arrivato il 3-2 del Real Madrid, c'è un po' di tristezza, ecco. Allora, siamo pronti per immediatamente cominciare, il tempo soltanto di sistemarci sui divani, andare in pubblicità, torniamo subito, tra poco arriva anche l'infedele. Lanciamo la pubblicità, tra pochissimi minuti cominciamo a parlare di Napoli-Real Madrid, tra poco. Allora, cominciamo subito, ben arrivati amici infedeli, commentiamo immediatamente, è finita da qualche minuto la partita Napoli-Real Madrid, lo diciamo per coloro i quali si fossero soltanto ora messi in collegamento con noi, martedì l'infedele edizione Champions, ciao Enrico, ben arrivato. Buonasera, ben arrivato a tutti, pronti per intervenire anche in diretta e via WhatsApp, i numeri in sovraimpressione, tra poco li metterà Giulio Tammaro, 3-2, partita davvero incredibile, di grande spessore però, grande calcio al Maradona pieno, sfortunata nel finale, il Napoli perde 3-2, vince il Braga clamorosamente a Berlino, 3-2 in rimonta, quindi in classifica tra poco la vedremo, ma voglio andare immediatamente da Gianluca Iavarone, fuori lo stadio Maradona per i primi commenti a caldo, ciao Gianluca, vai! You... We try to speak a little bit in Italian, no, just a little bit. Okay. What do you think about the Napoli today? Non può iniziare con uno straniero. Very good game. Ha giocato. Sì. Napoli ha giocato bene. Me... È stato più sfortunato? It's unlucky? Oppure più forte Real? No, è forti. Napoli è forti. Napoli è bella, abbiamo giocato. Senti, ultima domanda, che cosa può fare il Napoli quest'anno? Che cosa può fare? No, niente, abbiamo giocato. Ok. Abbiamo giocato. Ok. Ciao, grazie all'amico di Montreal. A voi studio. No, ma Gianluca continua, insisti, prendi i tifosi arrabbiati, delusi, contenti, amareggiati. Ok, perfetto, ma perfetto. Non gli stranieri, non gli stranieri. Come faccio a capire gli stranieri io da qua? Vai. A quel giornalaio di Trevisani. Vai. Che però... Cioè... Ah, no. Ma sai perché è un giornalaio? Vai. Perché così era così nervoso, no? Okay. Quando parlava del Napoli, che siamo scarsi, che questa squadra è scarsa, okay. Solo Spalletti l'ha resa... Aveva la vena così... Una squadra scarsa, no, vorrei dire a quel giornalaio, se la poteva giocare così con Real Madrid, che è una delle squadre più forti del mondo. Io sono d'accordo con te, ti voglio chiedere che cos'è che oggi non ha funzionato, è soltanto il Real più forte, la sfortuna, la differenza tra i campioni, che cos'è che non è andata? Beh, penso che 50% possesso palla, 7 tiri in porta, il Real ne ha fatti 4, ha visto più la porta, è stato più fortunato, per il Real sulla carta è molto più forte di noi. Senti, il discorso Champions non è compromesso perché la sconfitta di l'Union Berlino, anzi, rilancia ancora di più le possibilità del Napoli. Dove può arrivare questo Napoli in Champions? Io penso che Napoli stasera ha dimostrato che nel girone siamo le due squadre più forti, noi e Real Madrid. Perfetto, grazie mille amico mio. Vai, altra gente, ragazzi, venite, dai, venite. Che partita è stata? Una domanda a testa. Cosa ha funzionato, che cosa ti lascia? Una domanda a testa, cambiali tutti. Abbiamo fatto degli errori che sono stati decisivi perché... il grande capitano purtroppo ha concesso la rete del vantaggio quando eravamo in controllo, poi secondo tempo maestoso abbiamo giocato meglio e poi sono stati fortunati in quel tiro e vabbè, è una squadra che gioca sugli episodi e è reale, però sono contento della prestazione, comunque siamo una squadra importante. Grazie mille, ancora dai, vieni a fare una domanda, vieni al volo, dai. No, lui no, dai, venite qua e non tutti quanti, sono tifosi, venga qua, facciamo una domanda al volo sulla partita. Allora, che partita è stata? Lascia più l'amaro in bocca questa sconfitta arrivata in questo modo o comunque il Napoli dimostra di essere una grande squadra? Secondo me sì, c'è stata la conferma che il Napoli sta andando alla grande, meritavamo al 2-2. Purtroppo, secondo me, c'è stata abbastanza insicurezza di Meret sia nel primo che nel terzo gol. Pazienza, abbiamo giocato benissimo,
forza Napoli sempre, ci faremo a Madrid. Grazie ancora. Ragazzi, i tifosi, venite qua, va bene, al volo. Siete a Madrid? Ah, perfetto, alla Madrid. Alla Madrid, italiano poco, Senti, poco, questo Napoli che impressione ti ha fatto? Buon equipo, juega muy bien al fútbol, Crava es un jugadorazo, pero aparte de eso, es que el Madrid es mucho Madrid. Il girone sono Napoli e Real, le due più forti. Come? Está el Napoli e Real, está le due equipo sí, más... Obvio, y espero que el Napoli pase, para que haya nivel en la Champions. Grazie. E niente, Giallo, continuo, non so, l'americano, lo spagnolo, sì, adesso, subito, adesso, perché siamo in attesa. Ecco, non l'ho capito lui. Vai, ancora, lui non, da solo non può, devi venire tu con lui. Allora, che partita è stata? È stato un bel secondo tempo, un primo tempo un po' timido, un bel secondo tempo. Tu che dici, Lorenzo? È stata una bella partita, tutta la metto, però... secondo me a livello fisico è stata una partita un po' così se contiamo a livello fisico. Guarda che commento tecnico di Lorenzo, grazie Lorenzo, io devo fare tante le persone al volo che vengono, ancora. Da solo non può, no, che il testerino, ho bisogno del mio testerino ancora. Perfetto, prima da lei. Vabbè dai, che ti è piaciuto questo Napoli? Sì, mi è piaciuto tantissimo, però ha fatto il meglio di sé. Ok, perfetto, grazie mille. Ancora ragazzi, una domanda al volo, venite, c'è il filo, sono uscito la volgo. Dai, uno al volo. Niente. La domanda, non te l'avevo visto. Perfetto. Ci mancherebbe altro. Senti, è stato più forte il Real, è stata la sfortuna, il Napoli ha dimostrato di poter competere. Che cosa ti lascia questa partita? Il Real è più forte. Nettare ha dimostrato, Bellingham ha dimostrato, Vinicius ha dimostrato, esce grossa, entra Modric, ci ha dimostrato. Non l'abbiamo regalata. Il capitano purtroppo ha fatto un errore, può capitare. Il capitano proprio si può perdonare. Può capitare, però l'abbiamo regalata. Partita che potevamo pareggiare o forse anche vincere. Senti, al volo il girone lo passiamo? Sì, lo passiamo. Ancora, andiamo presto, grazie mille. Tifosi, venite, una domanda al volo. Loro, vai, vieni tu, venite entrambe, dai, parto da te. Senti, che cosa lascia questa partita? Io sono molto contenta perché partivamo con l'idea di un Napoli abbastanza sottotono, invece oggi ha dimostrato... Ancora sottotono, nonostante vittoria in campionato? No, sai, con Real Madrid non è semplicissimo, invece ha dato segnali positivi per un passaggio al... Senti, è stata più la sfortuna, gli errori dei singoli, il Real nei singoli più forti, che cosa non ha funzionato? No, semplice sfortuna perché abbiamo giocato molto bene, anzi fa ben sperare per il proseguo del campionato. Ragazzi, al volo entrambi il girone lo passano Napoli e Real? Niente scaramanzia? Sì. Ok. Sì, sicuramente. Ok, vieni anche tu. Senti, ti chiedo, parto all'incontrario. Napoli e Real hanno dimostrato di essere le più forti di questo girone, lo passo. Sei fiducioso, sei contento? Ma sì, dai, io penso che comunque ci sia un grande divario tra Napoli e Real Madrid e le altre due, con tutto il rispetto. Però c'è anche il Real e il Napoli, ma questo mi sembra ovvio, insomma, il Real è sempre il Real. Si è visto, ti fanno giocare male... Però ci siamo... Senti, domanda al volo, il capitano questo errore l'ha fatto, lo perdoniamo? Ma sì, ma figura, il capitano gli perdoniamo, questo è altro, perché è un grande capitano. Grazie mille. Ok, Giallo, per il momento rimani, penso rimani, che la rimani folla... Lì, rimani lì che vado... È l'Argentina, where are you from? Argentina. Sempre quelli qui per il Napoli o per il Real? No, Napoli. Sempre. Napoli. Senti, cosa pensi? Cosa pensi di questo Napoli? Buon partito, mucho corazón, mala suerte. Però il Real Madrid fu un buon equipo, però forza Napoli, il miglior equipo d'Europa, campione d'Italia, oggi Maradona, il dio del football. Grazie. Fermati, rimani là. Fermati. Dai, al volo. Chi è? No, no, non gli dare il microfono. Lascia il microfono. Allora, amici, tra poco ritorno da Gianluca. Ciao, saluti. Qua stanno arrivando un sacco di domande. Grazie, con Enrico Raspadori, gioco per contratto. Quando è entrato eravamo in 10, ma quello l'ha messa a destra Raspadori. Cioè, voglio dire, è nata vuota a destra Raspadori. Ha cambiato. Non ne valeva la pena perché il Napoli quel quarto 20 minuti stava giocando abbastanza bene. Cosa ne pensa Federe delle sostituzioni fatte da Garcia, l'avvocato Antonio Mastarelli? Io caro avvocato, sì. Io su Garcia dico sempre che non vede la partita dalla lo so. Per me non la interpreta molto bene. Io non avrei cambiato, assolutamente. Tommaso da Monte di Procida, l'Infedele da sempre una grande trasmissione, vi faccio sempre i complimenti, grazie Tommaso. Bella partita, specialmente grande intensità dal 50° al 65°, questo famoso quarto d'ora. Come ha visto Osimhen? Appannato la difensore del Real? Io non l'ho visto. Sì, stasera male. Complimenti al Real Madrid che è venuto a Napoli a rubare una partita. Che scorno grande Napoli, Guido da Napoli, non siamo d'accordissimo.
Il Napoli non ha sfigurato, poteva essere più fortunato su qualche azione, doveva sfiorare di portarsi in vantaggio. Il terzo gol della media è viziato dal fallo su Olivera, è vero. Il calcio d'angolo che scaturisce poi il gol sul tiro di Valverde, l'autorete di Meretta, c'è la spinta da parte però di Rudiger. Diciamo che anche il rigore, tu mi hai spiegato che tecnicamente, tecnicamente però il rigore è un po' generoso. Due anni fa non sarebbe stato dato. Ecco, tecnicamente ma adesso. Ecco, cioè, però noi abbiamo tirato due è volte. È stato un miracolo vincere lo scudetto con Meretti in porta, ci dire. Raccontano, mamma mia, neppure nel Monza giocherebbe titolare. Ma a mio giudizio, ci scrive il nostro amico. È stato sfortunato sul terzo gol. E non è stato reattivo al primo gol, perché quando apre il compasso lo apre quando la ma è un miracolo, passata. Un miracolo di Meretta. Nulla Osimhen, zero Meretta, non è portiere da Napoli. Purtroppo stasera si conferma che Napoli quest'anno Meretta non è da Napoli. Gianluca, è inutile difenderlo. Mario Totola, non lo sto difendendo, stiamo parlando della partita. Stasera si conferma che il Napoli quest'anno subisce troppi contropiedi. Le squadre tecniche, Enzo da Sant'Anastasia. Vi dico che cosa faremo stasera. Ovviamente abbiamo già sentito Gianluca Iavarone allo stadio Maradona il commento, adesso ci torniamo subito. Vi faccio vedere il girone, se Massimiliano Iraci in regia mi dà l'ok, per i risultati del girone del Napoli, come la classifica. In questo momento il Napoli è parità con il Braga, è in vantaggio nel confronto diretto, ma non c'è ritorno, la vediamo. Real Madrid a 6 punti, Napoli e Braga 3, l'Union Berlino clamorosamente perde la sua quarta, quinta, sesta partita di seguito, è in crollo totale, a 0 punti. Cosa succede? Cosa ci racconta stasera questa classifica? Che il Napoli è sicuramente avvantaggiato nei confronti di Braga, e l'Union Berlino ha già vinto a Braga, basterà batterli al ritorno qui, ma è difficile arrivare al primo posto. Questo è il racconto di questa sconfitta di questa sera. Che cosa può succedere? Si incontrano le prime degli altri gironi, tra le prime degli altri gironi, nonostante stasera ci sono stati dei risultati sorprendenti, tra le prime abbiamo il City, il Barcellona, il PSG, il Bayern Monaco. Ok? Cioè, questo è il discorso. Tra poco in collegamento diretto la conferenza stampa dei due allenatori, forse anche di qualche giocatore. Vogliamo ritornare da Gianluca Iavarone, ancora fuori allo stadio, e intanto continuano ad arrivare tantissimi vostri messaggi. Gianluca, ci sei? Eccoci, vai. Ci andiamo, ciao alle persone, venite, venite, venga lei, perché... Ok, voi siete contenti a prescindere quelli? Fermi tutti quanti. Siete tutti quanti così, ok, fermi. Guarda la telecamera, tutti quanti così. Ragazzi, sono persi dalla marmaglia. Siamo la Collina dei Ragazzi, un centro di educativa territoriale, un ciao. Progetto del Comune di Napoli, e abbiamo beneficiato dei biglietti gratuiti donati dal Comune. Ok, sono contento, ma il microfono si è perso, mi devo spostare da qui. È stata molto più facile la festa scudetto, ragazzi. Ok, basta così. A voi studio. Ha preso questo gol, belli, queste sono le cose che ci piacciono assolutamente di più. Abbiamo bisogno di un portiere, ci scrivono i nostri. Io credo che avevo scommesso che il Napoli vinceva. Sì, ci eravamo sentiti. È il peggior Real che io conosco dal 2006, non parlo prima, quindi sì. Negli ultimi 16-17 anni. Quando io frequentavo per... Oh, però tanto palleggio, Enrico, tanta roba, palleggio, palla a terra, tanta roba. Ma che... Cioè, palleggio, Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Modric, è tanta Miguel, roba. Juan, Francisco, Roberto Carlos, Beckham... Quello è nata cosa. Poi, adesso Benzema. questo qua... È un Real con due grandi giocatori che non tengono niente a spartire con gli altri. Cosimino, quando ha scherzato, ma uno è Vinicius, il nome è quanto esatto, dire, è là. E l'altro è Bellingham. 100 oltre milioni. Dove ma che sarà, noi parliamo di qualità. Esatto. E qua forse la marcatura di Bellingham poteva essere. Ma noi non abbiamo fatto un tiriporto, due forse. Due tiriporto, colpo sì. Di testa di Osimhen e il tiro di Zielinski da fuori area, parata la Kepa. Sì, vabbè, ma ubichiamo pure tu. Vabbè, ci dai il tiro, importante. Poi abbiamo fatto il gol con un rimbalzo di Paese, come l'hanno fatto pure loro, il terzo gol. Però quando prendevano la palla, nel secondo tempo invece, il Napoli per 10 minuti teneva, perché il palleggio lo soffriva. Ma grande Kvaratskhelia. Però nel secondo tempo, e poi è venuto, non lo so, perché volesse sapere a Garcia perché ha cambiato. Non lo so, questo glielo chiediamo sicuramente in conferenza stampa. Il cambio...
non è il suo forte. Sì, però il Napoli forse non meritava di perdere. Il pareggio forse era un risultato ma più giusto. Ma se non vince con questo Real... ho capito, va bene. Allora, il Real a chi deve? Sì, ho capito che il Real... Nacho. Carvalho che ha detto bene... Rudiger ha fatto una bella partita. Ha detto bene prima della partita Camello. Il lato da sfondare sarebbe migliore in campo. Vado a salutarvi, seguo da sempre. Per il direttore, mi può dire se per lui Meretta è il meno forte tra gli ultimi portieri del Napoli? Vittorio, che ci scrive da Castellammare. Ciao Simen, poteva prendere qualche palla in più? Meretta indifendibile, su quel tiro si va a due mani, e ditelo per favore, ne stiamo parlando. Poi saluto Paolo da Napoli, Antonio da Fragola, ma come si fa quest'anno a non avere un incontrista? Gianluca Iavarone, ancora fuori al Maradona. Gianluca, ci sei? Vai! C'è? Se lo sono allora, eccolo. Che partita è stata? Siete più contenti o siete più tristi? Allora, per me è stata una bella partita, anche se meritavamo sicuramente il pari per come abbiamo svolto la partita, per come abbiamo giocato. Però ci possiamo accontentare, perché di fronte a una grande squadra come il Real Madrid penso di esserci abbastanza cavata bene, e quindi siamo abbastanza soddisfatti della partita. È una partita che lascia più l'amaro in bocca per come è arrivata la sconfitta, oppure comunque lascia contenti perché il Napoli ha dimostrato di essere una delle più grandi in Europa? Ha lasciato un po' di amaro in bocca perché ha giocato bene, è stato sfortunato, però è una grande squadra del Madrid, quindi abbiamo perso con onore. Ci ha detto che non parlava, mo ha parlato, quindi mo parla. È il Napoli, insieme al Real Madrid, la squadra che passerà il girone? Non lo so questo, però è stata una bella partita stasera. È stata una partita fantastica. Peccato, abbiamo avuto tante occasioni e meritavamo, secondo me, di pareggiare e forse anche vincere. È stata abbiamo avuto un bel avversario. Grazie, grazie, grazie. Andiamo da voi, ragazzi. Buonasera. Che cosa lascia questa partita? Lascia una grande prova di carattere e soprattutto maturità che aspettiamo da qualche mese. Ragazzi, è un Napoli definitivamente guarito. Allora io penso che comunque ci voglia continuità, quindi altre partite, altre ottime prestazioni come quella di oggi. La risposta del pubblico pure è stata ottima, perché comunque nonostante la sconfitta lo stadio c'era e tutto. E bisogna continuare così, ottime le prestazioni di Nathan che non aveva mai giocato, Anguissa. A proposito delle prestazioni dei singoli, gli errori, quello di Lorenzo, magari anche Meret, qualcosa non è andato bene, la si perdona oppure bisogna fare qualcosa? Allora, per gli errori che sono successi è una cosa che si deve migliorare su questo. Principalmente stasera per me sono stati tutti bravi. A parte qualche errore individuale che ha fatto Anguissa, un po' a centrocampo, però per me la squadra ha giocato bene e si merita gli applausi. Un grande Napoli per me è stato. Senti, secondo te le squadre più forti di questo girone, quelle che passeranno alla fine, saranno veramente Real e Napoli, oppure bisogna ancora stare attenti all'Union Berlino? Secondo me sono convinto che il Napoli passerà il girone, non da prima ma passerà il girone. Chi è che non ho chiesto, chiedo a te, non so se hai seguito la partita anche tu, che cosa lascia questa partita? La mare in bocca. Ok, perché vai al contrario, tutti quanti sono soddisfatti della prestazione. Io no. Cioè, okay. Giusto, sono d'accordo. Capita, no, tu sei soddisfatto. Nessuna mare in bocca, il Real Madrid aveva vinto con 3 errori nostri. Ok. Si è giocato da pari, il possesso vale 50-50. Quindi no, ma tu che sei contro, basso il conto, dimmi. No. Se l'hai giocata in nave. Se l'hai giocata, però comunque la mare in bocca ce lo metti, andami giù, punto, è amara. Hai ragione. Alla fine quello che resta è il risultato, non è la prestazione, io sono d'accordo con lui. A voi studio. Vai, grazie, grazie Gianluca. Per me i peggiori in campo Anguissa e Osimhen. Cosa ne pensa l'infedele? Come si fa a togliere Napolitano e non mettere Lindstrom invece di Raspadori? Io ho visto un'altra partita. Tu hai visto un'altra partita? Sì. Saluto Luca da Gesualdo. Contenti di questa partita? Io no, dico che sei contento? No, io non sono detto che sono contento, perché quando si perde non si è mai contento. Però il Napoli se l'è giocata. No. Il Napoli non se l'è giocata. Per me, per carità. Perché all'inizio ha aspettato? Perché ha sofferto enormemente. La posizione di Bellingham, potevano fare 2-3 gol subito. Sì. E il palleggio enorme, Perché si è spostato troppo dietro? Cioè, perché li ha aspettati per dare ripartenza così meglio? Palleggio loro, loro palleggiavano. E non sono dei grandi giocatori, cioè
Non sono un giocatore. Grosso non era un grande giocatore. Ma no, era Tchouaméni, Camavinga. Camavinga. Ma hanno vinto, Camavinga, che ha vinto? No, Camavinga, è il cognome francese, campione del mondo. Il Napoli, il Real Madrid, ogni volta il primo tempo che affrontava, poteva fare gol. Ciao, poteva fare gol subito con Rodrigo, sì, che le ha tirato. Sì, ha parato bene. Due volte sulla sinistra hanno tergiversato e sono passati davanti alla porta. È vero che ci sono stati degli errori individuali frutto di una mancanza di personalità di giocatori che in Europa hanno dimostrato che devono crescere ancora. Però da qua a dire abbiamo tenuto testa al Real Madrid, noi abbiamo tenuto testa per 10 minuti. Un quarto d'ora del secondo tempo si è visto un grande Napoli. Poi dopo, dalla panchina, purtroppo. Perché Lindstrom ci ha scritto Luca, cioè, Gesualdo, Luca Gesualdo la verità ha chiesto perché non mettere Lindstrom invece di Raspadori? Toglia Zielinski, fai con Lindstrom che è il suo posto. Quello ha fatto Zielinski, Raspadori, però era entrato il Massa, poi è andato il Massa dietro. Vabbè, abbiamo finito con Garcia, iniziamo con Meret. Roberto da Sant'Agata dei Goti. Ciao Gianluca, pareggio più giusto, anch'essa spesso fuori posizione, lasciamo tranquillo Meret. Rosario da Pompei, Camillo Pezzullo. Il Napoli gioca senza portiere, 3 tiri, 3 gol. Gianluca, Uno l'ha parato. Il Napoli ha fatto una buona partita, ha tenuto bene il campo contro una grande, bisogna trovare un nuovo portiere, il direttore chi comprerebbe Roberto da Casa. Aspetta, non voti tifoso. Non faccio tu. Non ti sto dimenticare leggendo che Bellingham a porta vuota con la testa ha sbagliato 4-2. Il 3-2. Erano sul 2-2, cioè, già. Non so se mi sono spiegato. Anghissa un uomo in meno. Ma no, non è vero, si è impegnato, ha sbagliato la misura dei passaggi. L'intervento forse poteva farlo il fallo su Bellingham. Meret in questo momento è un po' bersagliato. Voglio ricordare che Gollini è un mese che non gioca perché c'ha? È un infortunio serio, credo. Ma che tiene a sto punto? Artrosi. Che non... mi fate intanto dare un'occhiata, sto per andare di nuovo da Iavarone, voglio tenere sott'occhio però la conferenza stampa e controlliamo già ovviamente in regia, fatemi sapere com'è la situazione. Ritorno da Gianluca Iavarone prima che scompaiano le persone dal Maradona. Ciao, vai Gianluca ancora. Vai allora, no, ok signora, al volo perché la signora che è madre solo di 4 di questi figli. Che partita, che cosa lascia questa partita? Sicuramente una bella esperienza, mi è piaciuto il gioco e niente. Com'è stato vivere lo stadio con tutti questi bambini? Bellissimo, stupendo, loro si sono divertiti, ci siamo divertiti anche noi. Ok, lei vuole fare la giornalista, cambia mestiere, te lo consiglio, vai. Questa partita che cosa lascia? Più l'amore in bocca per come è arrivata questa sconfitta oppure tanti belle sensazioni, no? Perché il Napoli ha convinto. L'amaro in bocca per la sconfitta, però una grande prestazione del Napoli, veramente comunque siamo messi alle strette il Real andando in vantaggio, però ci ha ripreso con degli errori nostri in difesa, quindi una sfortuna e il gol decisivo, quell'autogol di Meret che non ci voleva perché comunque potevamo fare punti importanti contro una squadra che comunque è al massimo del vertice dei livelli, la più titolata al mondo. Comunque ci dispiace per la sconfitta, ma sempre solo Forza Napoli. Perfetto, grazie mille. Ecco qua compaiono persone, vai, da dove fa? Ma sì, va bene così. Non fa niente, è andata così, però siamo fiduciosi per il futuro. Allora io purtroppo sono onesto, sono stato uno dei primi a criticare. Questo è un bel punto di vista, vai. Però ancora non... allora, abbiamo visto un grande Napoli, abbiamo perso, vabbè. Con la più grande squadra più forte al mondo, nonostante abbia perso tempo e si sia comportato un po' così, portiere minuti e minuti a terra. Vabbè, quello è il gioco del calcio. Vabbè, però voglio dire. Allora, voglio aspettare, mi do altre 3 partite e poi vi darò un giudizio su Rudy Garcia. Non lo vuoi proprio perdonare, no, vabbè. Senti, tu invece perdonato. L'hai perdonato. Sì, è tornato un grande Napoli, nonostante il risultato. E potevamo fare di più solo da un punto di vista di risultato, però... Secondo tempo una reazione incredibile, il Napoli ha giocato a tratti dominante. Torni a casa contento. Molto. Continuiamo, è quasi 2 minuti, vai. Lui perché so che è il mio operatore. Only English. Ok, what do you think about this game? The game was amazing, a lot of goals, the club played very well. But unfortunately the result was a bit disappointing, but we are very proud of this club. È stata una partita molto bella, siamo stati sfortunati, ma comunque siamo orgogliosi di quello che è successo. Napoli e Real are the best team in this group. In this group?
Yes, definitely, of course. But the way to the Champions League, you know, the final and the groups, and is very long and it's very hard. So we hope that Napoli get the points back in away games, and we can only hope for the best. Where are you from? Palestine. Ok, il Napoli e il Real sono le più forti di questo girone, ma poi ci sono tantissime altre squadre nel corso delle degli altre fasi. Andiamo là, ragazzi. Come, where are you from? Naples, no? Palestine. Ok, I love this way. So, what do you think about this game? It was very good. Ma tutti inglesi li stai pigliando, tutti stranieri li stai pigliando. It was two-sided and I enjoyed. Sì, scusami, sì, ma anche lui è rimasto contento della partita. Sì, Giallo, perché questo dimostra ancora di più l'internazionalità del Napoli, sì, no? Il fatto che tutti quanti loro vengono dalla Palestina, con Palestina. Apposta per farci capire, sapere che sei in Napoli. Dimmi, bravo, va bene. Quello abita al Vomero. Buonasera, il Napoli merita un grande portiere. Ok, la mia maestra d'inglese sarà fiera di me. Thank you so much. Il Napoli merita un grande portiere. No, sei italiano. Ok, sono italiano pure io. Ok, finalmente. Vai, ce la facciamo, te lo tutto inglese. Dai, dimmi. Senti, questa partita lascia la mare in bocca, abbiamo perdonato Garcia, che cosa succede? Dai, c'è una piccola differenza tra le due squadre, sicuramente loro hanno qualche campione in più rispetto a noi, la differenza l'hanno fatta Bellingham e Vinicius, che sono due campioni, il portiere lascia il tempo che trova il nostro portiere, però un pareggio ce lo potevamo pure tirare. Senti, però ti dico una cosa, le colpe di Meret probabilmente sono sul primo gol, non sul terzo. Sul terzo, se vedi, però non para, va sulla traversa e poi va sulla... Però palla deviata, palla deviata, però non l'hai vista, poi arrivi da casa. Ciao, grazie, ragazzi, venite pure qua. Dai, vieni, sei tu, sei rimasto tu, capito da te. Senti, il Napoli di Garcia finalmente è un bel Napoli, fa piacere vederlo, si è tornati a essere orgogliosi proprio del Napoli come va in campo. Sì. Veniamo da due partite, Lecce e Udinese fatte bene, stasera siamo andati forti, il primo gol colpa di Meret secondo me, pure il terzo, un po'... Te lo devi rivedere? Sì, però il primo è cioè, dovevi coprire bene il palo, però con un portiere migliore penso che stasera la partita la portavamo noi a casa, non il Real. Senti, Garcia completamente perdonato, sentivo qualcuno, prima sentivo che si lamentava magari dei cambi fatti troppo tardi... C'è ancora qualcosa che non va oppure va bene così? No, va bene così, eravamo all'inizio, quindi ci stava che comunque avevamo cambiato moduli, avevamo cambiato un po' calciatori, quindi dovevamo un attimino assestarci per poi, ecco, ritrovarci e fare una grande partita come quella che abbiamo fatto stasera. Ragazzi, risposta al volo, velocissimi, il girone lo passano Napoli e Real. Sì, sì. Sicuro, certo, certo. Grazie Gianluca, grazie Gianluca, andiamo a vedere in conferenza stampa se c'è qualcuno. Che cosa? E tu? Gianluca, foste meno tifosi. Ma perché meno tifosi? Perché ma... quando sento dire dai tifosi che abbiamo giocato bene, ma a me è allora, piaciuto. No, io ci mi sono la partita. Ho capito, ma a me è piaciuto. Ma abbiamo fatto due tiri in porta. Ho capito, però eravamo di fronte al Real. Poi Garcia mi deve spiegare a me, ma deve spiegare a me. O no, adesso che gli fanno le domande. Perché non ha fatto entrare Lindström? Spero che qualcuno glielo cioè, chieda. Cioè, noi sbagliamo sempre le sostituzioni. Il Napoli è impaurito. Questo è il peggior Real. E ve lo dico io che l'ho visto per tanti anni. Ho capito, non ci sono più campioni. Allora noi figliamo, 120, 180, 200 milioni di euro. Ma quando va Vinicius? Vinicius. Quando va? Vale. No, secondo te? Vale intorno ai 120, 130. Osimhen, quando va? Osimhen. Quando va? Il presidente ha detto un 200. Presidente, dai, facciamo i seri. Sostituzioni sbagliate, poi un difetto cronico, ma i falli non li sappiamo fare. Vedi Anghista su Bellingham l'anno scorso, Lorenzo su Leao non li possono far passare, un giallo e un rosso possiamo spenderli. Voglio un vostro parere, non abbiamo il portiere, ragazzi, è una... Giorgio da Barcellona, l'infedele, l'unico competente, il primo tempo doveva finire 7-2 per il Real. Il Napoli di Garcia è un po' come la Juve trapattoniana dei tempi d'oro. Buonasera Napoli, buon Napoli contro il Real. Come sapevamo, credo che Anghista doveva fare fallo su Bellingham e Meret sotto la media, l'infedelissimo Gennaro che ci scrive. Voglio salutare un po' di amici che tra poco andiamo a sentire le conferenze. Deluso da Osimhen, annullato da due vecchietti. Più di 70 anni in due, Nando da Santa Maria, Capo Avetere, Ciro da Benevento. Ricordiamoci che di fronte avevamo sicuramente in finale chi arriverà, credo di aver fatto una buona partita con qualche sbaglio individuale, l'importante è averci ritrovati. Io credo, perché si fa tardi, abbiamo bisogno di
sentire un po' la conferenza, cioè, l'autorevole, diciamo, analisi matematica del professore Trombetta. Sì, Guido. Sì, che certo. Sto sentendo. E lui mi fa una riflessione, e io sono d'accordo con lui. Sì, che ci dice il capitano? Su Meret è sul primo gol che io... sul terzo è stato sfortunato, no? Sì. Deve andare con due mani. Ok. Diciamo sfortunato. Però, che però la devia. Il primo, quando da un lato avviene come se fosse un angolo retto, il portiere allargando le gambe allarga il combasso e copre il palo. Mi ha insegnato il triangolo, no? Il famoso triangolo. Allora, facendo così, ma chi allunga i piedi? Generalmente la palla passa sotto le gambe e fa. Allora, ecco. Però, però se pigli il gol sul palo lungo, dove tu tieni una coscia e i metri e ti butti in ritardo, quello è un errore di concetto. Sì, cioè, okay, quindi non è tanto il terzo, per chi capisce. E devo dire la verità che Trombetti, no, poi ce lo spiegherà. Guido, è condivisibile, anche molti tifosi, qualcuno ha detto è più il primo che il terzo, sul, vero, quale, sul quale è Meret che respinge sempre centrale, è stato già graziato dal colpo di testa di Bellingham sulla respinta, quella là che tu hai ricordato. Stasera credo che la fortuna abbia accompagnato il Real, spiego meglio, il tiro da allora, 25 metri va bene dal tocco deviato da Nazionale. Sì, però posso dire una cosa, primo gol, calcio d'angolo. Spalla di Nathan. Sì. Traversa. No, colpo di testa del no, difensore. No, lo prende il difensore, via la traversa. Pare che la sfiora. Vabbè, io no. E poi ha fatto una un bel terzo tempo. Østergaard salta in una maniera clamorosa. È vero. Calcio di rigore. Sarà. Ci dà. È il nuovo regolamento. È il nuovo regolamento. Però, alza le mani. No, ci dà. È chiaro. Altro? Il colpo di testa di Osimhen, parata di Kepa. Che colpo di testa. Vabbè, è stato centrale perché no, però è stato è stata. E poi la Meret ha fatto la palla, ha annotato pure. No, perché devi sminuire, sì. Ma che caso sembra che il Napoli abbia fatto una grande partita. Il Napoli una questo buona partita. A Ciarlotta è venuto a vincere la partita. A Ciarlotta, capito? C'è signora è ubriacone, è passato ubriacone. Vabbè, più bollito dicevano. No, bollito. Lui ha fatto solo un errore. Il fatto dell'ammutinamento per una questione di soldi. Lui aveva pigliato pulmone, ci arrivederci, a voi a tutti i giocatori. Allora, perché Simeone lo sostituisce a 5 minuti, mettilo subito dopo il terzo gol Fernando Raggiuliano. Duro giocare con un citofono in porta, mamma mia, manovra top lenta, nessun passaggio in avanti dove abbiamo Simeone e Kvara che possono prendere rigori. Detto, l'errore di del portiere. Come ha visto Nathan? Ma ti dirò, lui sa fare il difensore, ma non è un difensore. Sono due cose diverse. Sì, ok, è chiaro, è evidente. Cioè, lui è un ragazzo intelligente perché si libera subito della palla, però non esce mai nell'uno contro uno. Quindi il difensore... Perché è attento, non vuole... è ancora molto attento, diciamo così, non è coraggioso. Essere ancora nessuno. Però non ce l'ha nelle corde. Østergaard ce l'ha. Sì. Cioè, e commette qualche... nelle corde... di essere difensore perché cerca il contatto, lui lo evita e quando vai uno contro uno è a contatto. Ecco qua Ancelotti, sentiamo subito Ancelotti, andiamo. Anche ha detto nessuno è perfetto a Kepa, anche io non sono perfetto, sono bello ma non sono perfetto, cioè sempre come al solito la battuta. Allora, prima di andare, tra poco arriva Garcia. Ma andiamo a salutare Gianluca Iavarone con la squadra esterna di Televomero per l'ultima impressione. Chi sono rimasti? Chi è rimasto con te, Gianluca? Eccoci, sono rimasto con gli ultimi due amici che stanno aspettando un po'. Li ringrazio, che sono Aldo ed Egidio. Allora, ragazzi, al volo, che partita è stata? Cosa ti lascia questa partita? No, è stata una grande partita, un grande Napoli. Io sto giusto il pareggio, ma... cioè, la mare in bocca c'è. Come Meret, tutti quanti stanno sentendo dire una papa, non papa, ne ha fatto un bellissimo tiro Valverde, che è un vero gol alla fine. Cioè, deviato, tra l'altro. Sì, deviato, infatti, c'è cioè, gol, un autogol, un grande Napoli. Senti, tu invece che cosa ne pensi? Questo Napoli di Garcia finalmente funziona?
Sì, funziona il Napoli di Garcia, ma mi permetto di dire che sono gli automatismi che ha utilizzato Luciano Spalletti l'anno scorso, in parte e non tutti ovviamente. Fa la differenza principalmente un giocatore che è Oliveira, che cambia molto la fase difensiva, ma cambia molto anche la fase offensiva, soprattutto perché nelle prime partite il Napoli giocava con i terzini super offensivi. Poi Garcia ha iniziato a capire un po' cosa aveva sbagliato, c'è stato tutto il casino diciamo di Osimhen, poi, sì. Poi però il Napoli ha ridimensionato diciamo tutta la squadra, Garcia soprattutto ha cambiato le sue idee di gioco e quindi ce l'ha fatta comunque a far riprendere questo Napoli. Che fa ha il giornalista, sto ragazzo farà il giornalista. Nelle ultime due partite campionato, sei fortissimo, ma voglio fare una cosa, non mi dire niente, grazie ragazzi, davvero sei forte, non te lo dimenticare, non te ne andare. Volevo venire da voi perché ho visto una cosa fantastica che è questa. Don't worry about, we can speak a little bit of English. You speak English. We're just friends, we're just family from Georgia. I understand, maybe it's possible. Yeah. No, it's for sure. We were supporting Quicha and all the team. Unfortunately we lost, but it's okay, the next time we will win for sure. Ok, lui è ovviamente georgiano, come si vince, sono qui per Quicha, ma comunque per tutta quanta la squadra, gli è piaciuta la squadra. Senti, che impressione ha fatto questo Napoli contro il Real? What do you think about this game? This Naples versus the Real Madrid, the most important club in the world. Se Garcia arriva, mandatemi subito Garcia, really, se arriva Garcia. Our guys played very well, but unfortunately we lost. It's okay, that's sports, we will win for sure next time. Thank you so much. Ok, allora vi saluto, c'è anche un prete, non so se vuole venire. Of course, l'autografo di Kvara. Ragazzi, io vi ringrazio per tutto quanto, quasi diventano amici, quindi è una cosa fantastica. Ringrazio Giorgio e Ciro per essere con me. Un abbraccio e ci vediamo martedì prossimo. Sì, ciao. Ma dove andate adesso? Che fate adesso fuori allo stadio? Che fate? Che fate? Ma fino a non sono fatti vostri. Noi vediamo magari via. Ciro ha fame e andiamo a mangiare normalmente. Va bene, ottimo lavoro come al solito ragazzi. Quindi diventano amici di Kvara, fantastico. Complimenti, ottimo lavoro, grazie di cuore con il finale. Dei georgiani sempre presenti allo stadio Maradona. Torniamo un attimo in sala stampa, vorrei capire se è arrivato Garcia, se siamo pronti ovviamente per sentire Garcia. Non posso andare ovviamente per nessuna ragione al mondo in pubblicità. Saluto un po' di amici, soprattutto la mia amica Francesca Dalicola che ci segue molto. Secondo me c'è mancata qualche grande parata, il resto non male, il pareggio sarebbe stato giusto. Assolutamente no. Non finisce qui, ma tu ti sei convinto su sto fatto? Ma secondo me. Ma io faccio. No, ma io. Un'analisi delle palle gol che sono state fallite e delle palle gol che l'altra parte. Cioè, secondo me il Napoli non meritava il pareggio. Eh? Secondo me il Napoli non meritava il pareggio. No. Alla fine, no. Come, sei d'accordo con Ancelotti, quindi, che ha detto che meritava di vincere il Real Madrid? Sì. Vabbè. Angelo deve fare 4 gol. Vorrei chiedere perché il VAR può intervenire in area solo per chi attacca e non per chi difende. Esempio, il fallo di Rudiger su Oliveira che ha scaturito il calcio d'angolo perché lei è una valutazione dell'arbitro e quindi non è un fatto. Se fosse stato gol, ecco, se ci fosse stato un gol, in quel caso il VAR interviene e dice che è fallo di Rudiger, ma su un calcio d'angolo non può intervenire. Bella, questa ha vinto. Questa ha vinto, sconfitta immeritata, carina, bravo, complimenti. Prospero da Cava dei Tirreni, perché il cambio di Zielinski? Il centrocampo era nostro, tutto il bene che vogliamo al Raspadori, ma il cambio per fisicità e tecnica Cajust, perché no? Prospero da Cava dei Tirreni che ce lo scrive, stavano giocando bene, dopo l'errore di Lorenzo che ha portato al pareggio, la squadra ha avuto uno scoramento, si è un po' disunita prendendo il secondo gol. Bene i primi 20 minuti del secondo tempo e i minuti finali. Sfortunato Meret sul terzo gol. Se non offri a Kvara una sovrapposizione, lo depotenzi. Se non fai giocare un giocatore di caratteristiche e preferisci un anonimo, la squadra soffre. Mario Rui sempre, no. C'è la scelta non di non hanno Lebert. Capito il motivo. Vai, spiegacelo. Il motivo è una questione di fisicità, soprattutto sui calci d'angoli contro. Perché noi abbiamo solo il Napoli deve tenere 6 saltatori. Nel momento in cui te Napolitano, te la Zielinski, te la Lobotto, tena Guardascelli, tena Mario Ruiz, c'è Solcini, c'è Nettini giù. Bravo Osimhen, oggi è male Osimhen in avanti, ma dietro ha preso tutti i palloni sui calci d'angolo. Bravo. Come faceva Cavani, ti ricordi come faceva Cavani? Ma quello è il cercatore di palla. C'è un motivo tecnico. Il giocatore più alto si mette al primo palo, la traversa è 2,44. Sì. La larghezza è 7,33. Sì.
per chi fa un procuratore non lo sa, poi glielo diciamo, tu lo sai, ma molti fanno pallone. 2,44 per 7,33. Allora, se metti uno al primo palo di 1,85-86, deve saltare massimo 60 cm, a pie pari. E che copre l'altezza? E copre che cosa? Una palla tesa che il portiere non ci può arrivare, questo è il motivo. Ok, il famoso primo palo. Appena recupera Gollini, subito titolare, basta con Meret. Meret conferma la sua inaffidabilità. Ma ripeto, perderemo altre sfide importanti. L'errore tecnico è il primo gol, il secondo è stato sfortunato. Sì. Doveva andare a due mani. Sì, è andato con... la maglia titolare a Gollini, buona serata, ce lo scrive Giovanni. Complimenti al professore Fedele. Vorrei, eccolo qui, un mio pensiero. È già da un po' di tempo che nel momento che tirano in porta e fanno gol. Mentalmente non spero nessun miracolo da Meret, per la nostra fortuna arrivano pochi tiri, non è un cattivo portiere ma non è nemmeno un grande portiere. D'accordo. Garcia mi... Allora, abbiamo scoperto anche che la lista dei rigori è cambiata, perché era sempre stato Osimhen. Io non gli farò la domanda. Che vuoi... Garcia vuoi fare la domanda? Sì, Garcia fa... Ok, tutto ma allora la prestazione mi dicono delle cose che non posso soffrire. Allora, carissimo, allora, mi hai detto che abbiamo sofferto Bellingham il primo tempo. Sopra dopo l'1-1. Abbiamo aspettato un tempo? No, lui ha detto che nelle spogliatoie. Allora ci sediamo a Santa Chiara. Ma no, nelle spogliatoie, come faceva a parlare durante il primo tempo? È un tempo che il Bellingham faceva il bello e il cattivo tempo dal decimo del primo tempo. Il Bellingham è cattivo. Bravo. Poi dopo 10 minuti stiamo andando bene e noi ganiamo. E lì allora nessuno si è chiesto di limite. Ha provato a spiegare. No, ma è vero che tanta gente... Allora il Real Madrid di questa ha il nome, il carisma. È come la Juve. Ma è primo in classifica, ha perso una sola partita. Ma l'anno scorso ha perso il campionato. Sì, l'ha perso. Quindi non è più... l'ammazza di Real che vinceva okay, tutto. Ok, però ha rifatto dico una cosa, c'è un ricambio generazionale. Quando ci stanno i due giocatori come quelli, quali giocatori del Napoli assomigliano a Bellingham o voi cambiereste con Vinicius? Cioè, vorresti che la gente scegliesse tra Vinicius e Kvaratskhelia? Oppure tra Osimhen e Bellingham, decidete voi. Ma non sono ruoli diversi, Osimhen e Bellingham. Lobotka e Modric. Ho letto molti commenti social negativi, particolarmente su Meret, e qualche giudizio negativo anche su Osimhen. Persone però, che Osimhen hanno oggi non è stato un ho visto una squadra in palla e netta progressione. Il Real Madrid ha giocatori forti che hanno dimostrato di aver intesa tra loro. Noi siamo un'eccellente squadra. Dire... Fammi finire di leggere il messaggio. Voglio... Siamo un'eccellente squadra ancora in via di formazione. Integrare. Gennaro Oglio. Allora voglio integrare. Gli amici che ci onorano del loro contributo, non ho sentito una parola su Ancelotti. In che senso? Il merito ah, di... cioè dei nostri amici su Ancelotti, sì, è vero. Sì. Nessuno. Sì, proprio darsi anche cioè, qualcuno ma Ancelotti detto, eh? Avrà qualche merito. Lasciamo perdere l'esperienza napoletana. Sì. Perché se facciamo, che ti devo dire, i paragoni... E allora non la finiamo più. Ce n'è uno che è arrivato, ma non posso leggerlo perché è una cosa un po' offensiva nei confronti di Ancelotti e quindi non la leggerò. No, voglio dire, Ancelotti, bollito, non bollito, eccetera, eccetera. Va là, vince due del campionato, l'anno prossimo fa, la Champions, fa l'allenatore del Brasile. Oggi è sciorino un bel calcio, sì. Con dei giocatori, due eccezionali, i rimanenti altri no. Altri ottimi. Però comanda il gioco. Allora, è bollito? No, bastava nel secondo tempo sostituire almeno a 20 minuti alla fine Osimhen con Simeone e Anghissa con Cajus. Forse Napoli avrebbe addirittura vinto. Garcia non ha avuto il coraggio di sostituire Osimhen, ma in parte è anche giustificato. Facciamo così, ci fermiamo soltanto un attimo, che siamo andati lunghissimi, dobbiamo fare ancora due stacchi pubblicitari, però continuate, facciamo un commento, adesso sono finite le conferenze, Gianluca Iavarone ha finito e quindi ci possiamo concentrare con un approfondimento. Volevo fare uno... Prego. Oggi è San Francesco. Sì, dopo mezzanotte, sì, mezzanotte San Francesco. Un augurio... Se mi consenti anche il compleanno di mia figlia. Allora, un augurio a tua figlia
e al nostro fratello Fiumano. 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 Auguri Fiumano. Santissimo Fiumano. Da tutto lo staff. Tutto, ti aspettiamo martedì prossimo. Andiamo in pubblicità, amici, torniamo subito, continuiamo a parlare di questa partita. Allora, eccoci qua, siamo tornati, abbiamo fatto una prima ora tutta di un fiato, ovviamente, amici infedeli, con Enrico Fedele, ci fermiamo un attimo a riflettere ancora di più, con gli amici che ci stanno scrivendo da casa, in tantissimi, in sovraimpressione, tra poco vi faccio rivedere il numero 351-533-8969 per i vostri ultimi commenti, manovra troppo lenta, nessun passaggio in avanti, dove abbiamo Osimhen e Kvara che possono prendere il rigore o segnare, dura giocare con un citofono in porta, ma perché sostituzione di Simeone solo a 5 minuti, mettilo subito dopo il terzo gol, Fernando Nagiuliano, per grandi partite, per vincere grandi partite ci vogliono grandi parate, Meret non le fa, dice Massimo D'Alicola. Stasera credo, no, questa l'abbiamo già letta, appena recupera Gollini in porta, non si può giocare in Champions senza portiere. Due gol li abbiamo fatti e non sono bastati, bisogna ragionare sui tre gol presi, è il problema della squadra. Meret poteva fare meglio, solo un portiere fenomeno le poteva prendere. Complimenti a Fedele per la competenza, e insomma, voglio dire, però è abbastanza uniforme. Il direttore ha ragione in merito a Napoli, che non gli è piaciuto, ha tirato poco, ha lasciato palleggiare molto il Real. Non parliamo delle sostituzioni fatte male, Tommaso da Monte di Procida. Bastava nel secondo tempo sostituire almeno a 20 minuti alla fine Osimhen con Simeone, anche il nostro amico. Va bene ragazzi, siete veramente tanti. Garcia non capisce nulla. Bene, adesso lo leggiamo subito. Garcia non capisce nulla, in campionato fa uscire Osimhen al 60esimo e stasera fa entrare Ciolito al 90esimo. Che mediocre, che mediocre. Per quanto riguarda Meret, spostare solo nella guardiola non mi sembra proprio il massimo. Allora vi do intanto una notizia, perché ha rilasciato una dichiarazione, chiedo all'amico Massimo Irace in regia se mi mette per favore un sito, c'è cioè una dichiarazione di De Laurentiis, vorrei farla vedere anche ai nostri amici. Il contratto di Osimhen, è importante, vediamo se riusciamo a trovare. Osimhen rinnova sicuramente, non c'è un problema, così dichiara il nostro amico De Laurentiis. Possiamo anche far vedere il video, se riusciamo, ovviamente io chiedo alla regia, che so che è molto impegnata in questo momento. Possiamo andare sia su Calcio Napoli 24, possiamo andare su tutto, c'è il video di De Laurentiis, lo possiamo prendere e possiamo sentire questa dichiarazione, che credo che sia una dichiarazione importante. Importantissima. Cioè, voglio dire, cioè, se lo dice lui, oddio, aveva anche detto che insomma era fatta praticamente, ci sono stati questi 11 confronti, però poi alla fine non è successo ancora nulla. Leggo allora ancora un po' di messaggi. Gol di Bellingham è stato uguale a quello che ci ha segnato il calciatore dell'Udinese, cioè Samardžić, lo ricordi? Ha saltato i calciatori come i birilli e nessuno è riuscito a fare fallo. Ma il fallo doveva essere fatto fuori area. Già prima. Subito. Cioè un mediano incontrista. Osimhen aveva paura di entrare in aria, però stava ancora fuori, era ancora fuori Bellingham. Rodrigo, Vinicius, Modric, Carvajal non superano l'altezza di 1,75. Avete mai visto un... Fabio Cannavaro 1,76. Sì, però saltava, arrivava a 2,5 metri. Cioè c'è Mario Rui sempre. No, dipende da come salti. Ma uno, non sei. Non so se mi sono spiegato. No, ho capito cosa dici. Ma il problema che parlavamo era proprio che nel Napoli mancano giocatori mediani, ecco qua, che fanno qua gli incontristi. Oh, sentiamo, vediamo un pochettino. Allora lo prendiamo live, se torniamo un attimo indietro ci mettiamo l'audio, lo sentiamo insieme. Ringraziamo gli amici, ovviamente siamo live, sono le 0:16, quindi andiamo sulla cronaca, che la rete si è fermato con il mix, abbiamo visto un microfono, non riesco a sapere chi. Fatemi sapere se è pronto, lo sentiamo, possiamo alzare l'audio? Eccolo. Mi ha gustato. Le ha gustato il partito? Molto, perché Ancelotti è un amico. Ha parlato usted con Ancelotti?
Non l'ho visto perché non lo volevo condizionare, sai, prima della partita non bisogna mai parlare con nessuno, adesso poi saranno tutti quanti lì a festeggiare, quindi è giusto lasciarli festeggiare. Poi ci rivedremo a Madrid. Presidente, usted tiene buon ricordo di Ancelotti? Molto, un grande gentiluomo. Pero los tifos y la afición, el chiringuito ha estado preguntando antes del partido y tiene 50% buen recuerdo, 50% no tan buen recuerdo. ¿Por qué? No, ma i tifosi vogliono vincere. E allora se non vincono hanno sempre da criticare. Però uno come Ancelotti non si può criticare né come uomo, né come calciatore, né come allenatore. È un grande. ¿Y le va a poner un mensaje usted? ¿Le va a mandar un mensaje por teléfono? Certamente, adesso lasciamogli godere la serata, poi domani mattina lo abbracceremo per telefono. Ma comunque io sono anche molto soddisfatto dei miei, che sono stati anche competitivi e secondo me anche molto bravi. Il Madrid è il miglior equipo d'Europa, ora mismo? Usted che pensa? Ha una storia immensa, credo che sia forse quella che nel mondo a un piazzamento migliore. Y Osimhen muy bueno, presidente, buen delantero. No, Osimhen è sempre forte, Osimhen è un giocatore che fa squadra da solo, quindi Osimhen non è in discussione. Presidente, va a rinnovare nel Nápoles? Sì, non c'è problema, non c'è mai problema, guarda, nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema semmai è quando vanno via da Napoli, che non riescono a trovare più la strada maestra. Grazie Presidente. Prego. Fiducioso dopo questo risultato? Molto. Poi sei in diretta, Giuseppe. Beh ragazzi, dobbiamo ringraziare innanzitutto gli amici di Calcio Napoli 24 che abbiamo preso a voi. Si è fermato a lungo, era tempo che non parlavo con questa televisione spagnola e la parte finale è che gli è piaciuta la partita del Napoli, il Napoli competitivo. Ma scusa, mi ha detto, ma mica era il solo, gli è piaciuto. E poi per Osimhen dice non c'è problema, non c'è mai problema, il problema è per i giocatori che vanno via da Napoli, che non riescono a trovare la via maestra. Di Kim, Kim sta soffrendo molto a Monaco, tanto è vero ci sono delle dichiarazioni di Mateus. Sì, l'ho viste. Che l'hai letta? Sì. Che sono molto molto critiche oggi, e negativo. Oggi Bayern ha capovolto nel finale una partita che stava perdendo con il Copenhagen in Champions e poi ha vinto. Come giudichi questa che l'ha segnato? No, ha segnato Tell, questo ragazzo giovane, e poi questo grande Musiala, che è un giocatore molto molto forte. Credi a queste parole? No, manca uno. Non credi alle parole? Assolutamente no. Che non c'è problema per il rinnovo? Beh, però comunque vanno registrate, le abbiamo date. Io non credo più alle dichiarazioni di... Non so, amico mio, però noi dovevamo darle. Devo fare i complimenti in regia, che a volo ovviamente hanno preso questa dichiarazione di De Laurentiis. Voglio salutare un attimo anche gli amici di Neafit, però sono sempre al nostro fianco. Neafit, sentiamo e vediamo lo spot di Neafit e poi torniamo di nuovo in diretta. Arriva, Leggere. Stanno nazionalizzando. E gli amici di Neafit, non salve. Solamente la Sardegna, Milano, Lombardia. Sì. Di tutto di più, bravo, dobbiamo prendere bravo le nostre iniziative. Senti, volevo dirti. Sì, c'ho Fabio, dimmi, 8 minuti, quindi devo mandare la pubblicità e poi chiudiamo, giusto? Cioè, dammi conferma perché io non sto capendo più niente, devo mandare pubblicità. È arrivato pure Giorgio, prego Enrico. No, volevo solamente dire che sì, o leggevo delle dichiarazioni sì di Chiellini. Chiellini? Chiellini, ti ricordo. Sta giocando in America? Difensore, sapeva Marco, è un buon difensore. Ottimo. Che ha detto? Io poco fa che ti ho detto, una cosa è essere difensori e una cosa... Una cosa è interpretarla. Perché dovevano uscire. Quando non hanno la palla, la giocano. Quando devono affrontare l'uomo e uscire, non escono dal retro. Chiellini. Che ha detto? Ha detto, il secondo gol di Bellingham c'è un errore di fondo. Se il difensore, anziché attaccare il retro... Quindi, lo portano nell'area. Quindi non è soltanto Anghissa che non fa fallo. E Cambiasso ha detto che quando un giocatore come Bellingham piglia la palla, bisogna non deve entrare in area di rigore. Ok, deve essere fatto. E capire quando lo vede chi sono. Ho capito. E tu non mi ascolti. E io ti ascolto, però forse il fallo della Fanghissa. Allora ragazzi, fermiamoci soltanto l'ultima volta per l'ultimo stacco pubblicitario. Torniamo per i saluti e troviamo qualche altra domanda. Dico, ma non era il caso di far entrare Gaetano o Lindstrom invece che...
Se con padre Bucco. Gaetano, tuo figlio? Ok, va bene. Ultimo stacco pubblicitario, poi i saluti finali. Ho 100 secondi per salutarvi, per ringraziarvi di questa puntata speciale dell'Infedele, Infedele Speciale Champions. Noi torneremo martedì prossimo dopo Napoli-Fiorentina, gara molto difficile. La Fiorentina ha raggiunto il Napoli in classifica, però gioca giovedì al terzo posto. 3 gol. Ah, cioè vinciamo 3-0. Gioca bene ma difende male. La Fiorentina gioca anche giovedì, quindi gioca bene ma difende male. 3 gol. Italiano, fino a 2 vince tu. Ok, quindi 2-0 scommetto, 2 gol vinco io, 3 vinci tu, va bene. Napoli è stato sconfitto dal Real Madrid, la vittoria del Braga con l'Union Berlino comunque lanciata. La prossima partita sarà Union Berlino-Napoli, non so se chiedo proprio l'ultimo sforzo in questi 10 secondi fino alla regia, se mi fa vedere il calendario delle prossime 2 partite di Champions League. Saluto l'amico sempre Vincenzo Naccarato che ci segue anche a quest'ora. Meret mai un miracolo. Questa è la sintesi. Si poteva buttare dentro Demme per limitare i danni. Se perdiamo anche con la Fiorentina e Garcia va via, assurdo, ma Demme forse era l'unico giocatore che poteva contrastare a Bellingham. A Bellingham? Eh sì, che gli poteva dare qualche... Carissimo, forza Napoli sempre, se grande ADL con il suo Napoli mi diverto da quando lo acquistò, a prescindere da vincere o perdere. Va bene, non c'è il calendario, eccolo qua, grandi, bravi, bravi, bravissimi tutti. Prossima partita, si gioca l'8 novembre, Napoli-Union Berlino, no, aspettate, il 3, che okay, non si capisce, allora, no, la prossima partita è il 24 ottobre, sorry. Braga Real Madrid e Union Berlino Napoli. Poi il Napoli si giocherà definitivamente la qualificazione l'8 novembre in casa con l'Union Berlino. Basta fare questi, perché il Braga con Real Madrid è il periodo che abbiamo messo. Andiamo a Berlino e poi viene, e il, poi Berlino. Viene il Berlino qua. E poi l'ultima è Napoli, Braga, Real Madrid e Napoli. Va bene, ho finito ragazzi, grazie regia, grazie a Giulio Tamara, a Massimiliano Iraci, a Fabio, in esterna Ciro Varriale, Giorgio Tajani, con Gianluca Iavarone che salutiamo e ringraziamo di cuore, grazie al nostro Infedele, grazie a te, ci vediamo martedì prossimo, normale, ore 21, giovedì c'è il giochiamo di anticipo, poi domenica ci sarà lo sport in campagna, lunedì il bello del calcio che ieri come al solito ha avuto tantissimi ascolti, subito dopo la replica dell'Infedele Speciale Champions, grazie a tutti ragazzi, un abbraccio, alla prossima.